Fine ottobre si è svolto presso il Pala Prometeo di Ancona il congresso nazionale della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 tra artigiani, imprenditori e vertici dell'associazione proveniente da tutta Italia. L'Assemblea Nazionale, svoltasi per la prima volta nelle Marche, ha avuto inizio una volta arrivate al palazzetto tutte le cariche pubbliche e dello Stato, con l'inno di Mameli. Cui ha fatto seguito il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le istituzioni, insieme alle parti sociali, devono accompagnare questo percorso con una strategia complessiva, assicurando un ambiente che favorisca l'imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile. A condurre l'incontro è stata la giornalista Mirta Merlino, che dopo una breve introduzione ha chiamato sul palco il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Presidente nazionale della CNA, Daniele Vaccarino. Il settore dell'artigianato e della piccola impresa si è messo al centro dell'attenzione della politica economica del governo. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ovviamente questo si porta dietro tutte le problematiche che già conosciamo, dal fisco alla burocrazia ad alcuni aspetti che riguardano la legge di bilancio, sul quale ci sono luci ed ombre, alcune perplessità, altre attenzioni. Insomma, speriamo in un dialogo costruttivo. In modo particolare sono stati approfonditi temi riguardo al costo del lavoro, allo sviluppo e agli incentivi alle ristrutturazioni, come l'introduzione di un meccanismo di incentivi ai professionisti con il quale possono autocertificare le pratiche ed evitare il collo di bottiglia che fino ad oggi era presente all'interno degli uffici regionali. L'appello rivolto al Premier e al Ministro da parte dei vertici della CNA è stato forte, l'invito ad un'equità fiscale e soprattutto a misure certe. Siamo un paese che, nonostante una grande spinta all'imprenditorialità, non ha il supporto purtroppo dello Stato. Non si può pretendere di essere considerati dei grandissimi politici a qualsiasi livello se non si mette al centro dell'agenda la problematica della micro, piccola e media impresa, che è la vera ossatura economica del nostro paese. L'incontro è stato l'occasione anche per far riflettere e discutere di queste problematiche insieme al Presidente del Consiglio, che durante il suo intervento ha posto in risalto l'importanza di questo settore, che deve essere il cuore pulsante dell'economia italiana. C'è la piccola e media impresa che è il polmone pulsante del nostro tessuto produttivo. Noi siamo forti in Italia e nel mondo, in Europa anche, perché? Perché c'è la piccola e media impresa, l'artigianato che ci ha apprezzato dappertutto. Quindi è chiaro che l'attenzione del governo è massima, la volontà di dialogare con loro, di capire quali sono le misure che possono incentivare ancor più e sostenere la crescita di tutto questo settore.